Di che cosa stiamo parlando? La nuova nascita. Amen. Leggiamo il nostro testo iniziale, il libro degli Atti, capitolo 2, dal verso 37 al verso 42. Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 37 al verso 42. Grazie a Dio per la sua parola. Ora essi, cioè dire la moltitudine, udite queste cose, che cosa? Pietro predicò Gesù Cristo, la sua crocifissione, la sua morte, la sua sepoltura, la sua resurrezione. Udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? È la domanda più importante che ogni individuo può porsi nella sua vita. Cosa devo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi, pentitevi dei vostri peccati, chiedete perdono a Dio e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. L'ho già detto le altre volte e desidero ripetere questa cosa che è molto importante. È Dio che salva, però è scelta dell'individuo essere salvate. Ecco perché Pietro, nel parlare loro, nel predicare insieme agli altri apostoli, dice alla moltitudine: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Amen. Grazie a Dio, Signore benedica, potete accomodarvi. Stiamo ancora parlando della nuova nascita. Nei precedenti sabati, questo è il quarto sabato, nei precedenti tre sabati abbiamo parlato del ravvedimento o del pentimento, e il pentimento sta nel chiedere perdono a Dio per i nostri peccati, ed è nel pentimento noi moriamo al peccato. La nostra vecchia natura, il nostro vecchio uomo muore. E sapete una cosa? Quando questo è un problema particolare, soprattutto di noi siciliani. Per noi siciliani, credo per i meridionali in genere, chiedere scusa o chiedere perdono è una delle cose che ci pesa di più. E sapete perché? È una questione d'orgoglio. Quindi quando l'individuo si pente, chiede perdono a Dio, sta uccidendo l'orgoglio. Sta dicendo a Dio: Signore, io sono un peccatore ed ho bisogno del tuo perdono. Alleluia. Quindi col pentimento si muore. Si muore alla vecchia natura, si muore al peccato. Perché se noi chiediamo perdono a Dio e poi ritorniamo deliberatamente a fare le stesse cose che facevamo prima, non abbiamo capito il senso del pentimento.
Ora, non sto dicendo che col pentimento raggiungiamo la perfezione. Su questa terra nessuno di noi sarà perfetto. Ma dobbiamo sforzarci ogni giorno di raggiungere la statura dell'età matura di Cristo, così come dice la parola del Signore. Alleluia. Amen. Però, ripeto, chiedere perdono, pentirsi e poi ritornare a fare deliberatamente le cose che si facevano prima diventa un atto ipocrita. Così come ho detto, credo, lo scorso sabato, due sabati fa, nel passato, nel contesto di qualche chiesa, soprattutto le persone benestanti andavano a confessare il loro peccato prima ancora di commetterlo, lasciavano una buona offerta e venivano assolti da quella colpa. Loro dicevano: io sto andando ad uccidere il mio vicino di casa. Lasciavano la loro offerta, venivano assolti, erano perdonati prima ancora di commettere l'atto. E poi andavano ad ucciderlo ed erano a posto. Pensavano, ma non è così che funziona. Amen. Il pentimento fa morire la vecchia natura. Poi dopo c'è il battesimo, con cui, così come abbiamo visto due sabati fa, il battesimo ci identifica con la sepoltura di Gesù Cristo. Voi tutti che siete stati seppelliti con Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Alleluia. Seppelliti con Lui. Ecco perché quando il cristiano viene battezzato per totale immersione nelle acque, deve essere battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei nostri peccati. I nostri peccati saranno lavati e dimenticati. Il diavolo verrà e vi dirà: ma tu 2 anni fa hai fatto questo, 3 anni fa hai fatto quell'altro. Potete tranquillamente dire: tu sei un bugiardo, quella parte della mia vita non esiste più, è già morta ed è già stata seppellita nel meraviglioso nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia, seppelliti con Cristo per risuscitare a novità di vita. Alleluia, una nuova vita. E stasera parleremo del battesimo dello Spirito Santo. Quindi pentimento, battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo, e poi c'è il battesimo di Spirito, il battesimo dello Spirito Santo. E questi 3 elementi fanno parte della nuova nascita, la nascita spirituale. Andiamo nel libro di Gioele, capitolo 2, verso 28 e verso 29. Questa è la profezia che Pietro ha citato nel giorno della Pentecoste, quando alle persone che inquisivano, che chiedevano che cos'è questo, perché nel giorno della Pentecoste, la parola di Dio dice, quando il giorno della Pentecoste fu pienamente giunto, si fece dal cielo un forte suono come di vento impietoso, che riempì tutta la casa e spuntarono come tante lingue di fuoco che si poggiarono sopra ognuno di loro e tutti furono battezzati, furono ripieni con lo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. La folla che cominciò a sentire quelle persone, c'erano ebrei che venivano da Roma ed erano a Gerusalemme per celebrare al Signore. Altri che venivano da Atene ed erano là per la stessa ragione. C'erano ebrei che provenivano da diverse parti del mondo a loro conosciuto. Chi veniva da Roma magari parlava bene il latino, chi veniva dalla Grecia o da Atene parlava bene il greco, e ognuno di loro li sentiva parlare nella loro lingua. Quelli che venivano da Atene li sentivano parlare in greco.
Quelli che venivano da Roma li sentivano parlare in latino. Quelli che venivano, che so, dall'Etiopia, li sentivano parlare in etiope. Ed erano meravigliati perché li sentivano parlare nella loro lingua. Ora, questo è stato un caso, tra virgolette, eccezionale. Perché la stessa era come, è come se io parlo, io parlo in italiano e ognuno di voi, magari di nazionalità diversa, ecco, così facciamo un esempio, io parlo in italiano, mia moglie mi sente parlare in inglese, la sorella Helen mi sente parlare in norvegese, fratello Franco Testa mi sente parlare in catanese, però io parlo in italiano. Quelli parlavano in altre lingue, secondo che lo Spirito di Dio dava loro ad esprimersi. E in quella circostanza particolare Dio fece il miracolo di far sentire a tutti quelli che sentivano nella loro propria lingua e ragionavano le cose grandi di Dio. E quindi cominciarono a chiedersi domande. Ma c'era anche chi cercava di di ridicolizzarli. Ah, sono ubriachi. Chissà quale altro commento avranno fatto. Qualcuno avrà detto, sono fuori di testa. È probabile che qualcuno abbia detto, è il diavolo che li fa parlare così. Ma Pietro, insieme agli altri undici, alzò la voce Pietro, gli altri undici erano insieme a lui, e disse, costoro non sono ubriachi come voi pensate. Ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Avverrà che negli ultimi giorni io verserò il mio spirito sopra ogni carne. Ed è quello che noi leggiamo proprio in Gioele capitolo 2 verso 28 e 29. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Quindi Pietro, nello spiegare il fenomeno della Pentecoste, dice questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Alleluia. E il profeta Gioele, per l'unzione di Dio, profetizzò dicendo che sarebbe giunto il giorno quando Dio avrebbe versato il suo spirito sopra ogni carne. E il giorno della Pentecoste è il giorno iniziale. Il giorno della Pentecoste che hanno sperimentato gli apostoli è il giorno iniziale da cui Dio cominciò a versare il suo spirito sopra ogni carne. Fino a quel momento la sua unzione era sui profeti, su quelli che lui sceglieva, selezionava, ma da quel giorno in poi lo Spirito di Dio è per tutti quelli che credono, perché fa parte della nuova nascita. Gesù ha detto in Giovanni, chi non è nato di nuovo non può entrare nel regno dei cieli. E Nicodemo disse, come può un uomo adulto ritornare nel grembo della propria madre e nascere di nuovo? E Gesù fu più esplicito, ha detto, in verità io ti dico che chi non è nato di acqua e di spirito non può vedere il regno dei cieli. Alleluia! La nuova nascita. E tre sono gli elementi che rendono possibile la nuova nascita: pentimento, battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo ed il dono dello Spirito Santo. Proprio come quando una donna porta in grembo un bambino, il pentimento è associato con il sangue di Gesù Cristo. E nel grembo di una donna, affinché la gravidanza vada avanti, c'è bisogno del sangue, c'è bisogno dell'acqua e c'è bisogno della vita, dello spirito.
Se manca uno di questi tre elementi, si perderà il bambino non potrà vivere. Allo stesso modo è dal punto di vista spirituale. Chi non è nato di acqua e di spirito non può vedere il regno di cielo. Leggiamo questo riferimento, è in Giovanni capitolo 3, versetto, dal verso 3 al verso 7. Nicodemo va a Gesù di notte e comincia ad elogiarlo, dice: oh, tu sei speciale, tu sei un maestro venuto dall'alto, eccetera, eccetera. E Gesù gli rispose. Gesù sapeva qual era la vera ragione per cui Nicodemo era andato là. Non era andato là per complimentarlo, voleva sapere qualcosa di più. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna o è necessario che nasciate di nuovo. Nascere di nuovo. La nuova nascita rende più che implicito il fatto che Dio dà ad ogni individuo la possibilità di un nuovo inizio. E questo nuovo inizio avviene quando una persona chiede perdono a Dio per i propri peccati, viene battezzato in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo, così come abbiamo visto lo scorso sabato durante l'insegnamento, e riceve il dono dello Spirito Santo. Alleluia! In Giovanni capitolo 20, verso 19 al 23, Gesù era già risuscitato dai morti. Va a fare visita ai suoi discepoli che erano chiusi, barricati in casa, temevano quello che le autorità religiose a Gerusalemme avrebbero potuto fare a loro, temevano che avrebbero fatto a loro quello che avevano fatto al loro maestro, nonostante avevano già avuto dimostrazione che Gesù era risuscitato, però ancora erano nella nube del dubbio. E Gesù va a trovarli la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei. Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ripeto, Gesù era risuscitato, entra a porte chiuse, offre i segni inconfutabili del fatto che era lui, le ferite nelle mani, nel costato, e loro erano contenti di vederlo. E poi Gesù soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. La ragione per cui ho voluto leggere questo riferimento è perché ci sono molti che pensano che in quel preciso momento gli apostoli abbiano ricevuto lo Spirito Santo, il che sarebbe in contraddizione col fatto che nel giorno della Pentecoste i 120 circa, che includevano
gli apostoli e perfino Maria, madre di Gesù, dice la Bibbia, ricevettero lo Spirito Santo. Quindi che cosa è successo qua quando Gesù ha soffiato su di loro e ha detto ricevete lo Spirito Santo? Quello che Gesù ha fatto qua è un gesto profetico. Ha detto quando voi ricevete lo Spirito Santo state ricevendo il mio alito di vita, state ricevendo la mia vita in voi. Perché non dimentichiamo, è la nuova nascita. Cos'è successo quando Dio ha creato l'uomo? Lo fece dalla terra, lo formò, poi soffiò nelle sue narici e l'uomo divenne anima vivente. Nella nuova nascita, dopo il pentimento e dopo il battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo, Dio ci dà lo Spirito Santo e la nuova nascita diventa completa. Diventiamo dei cristiani viventi. Quindi Gesù ha detto, quando voi ricevete lo Spirito Santo, ricevete il mio alito di vita. Perché poi Gesù stesso nel libro degli Atti, proprio poco prima di ascendere in cielo, dice ai suoi discepoli di andare a Gerusalemme, di aspettare la promessa, in Atti capitolo 1 verso 8, e dice voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e infino all'estremità della terra. E poi Gesù è stato accolto in cielo, loro rimasero là a guardare e una voce, un angelo gli dice perché restate là a guardare verso il cielo? Questo stesso Gesù che è andato via ritornerà allo stesso modo. E loro dopo quello andarono a Gerusalemme e andarono dove c'erano altri discepoli per aspettare la promessa dall'alto, per aspettare lo Spirito Santo di cui avevo di bisogno per essere testimone di Gesù Cristo. Ma non solo, avevo bisogno dello Spirito Santo affinché la loro nuova nascita fosse completa. Ed è importante perché oggi nel mondo cristiano ci sono tutte le filosofie che desiderate voi. C'è chi pensa che basta pentirsi e tutto è ok. Altri che pensano che bisogna pentirsi e bisogna battezzarsi e che al momento in cui ci si battezza in acqua automaticamente si riceve il dono dello Spirito Santo. Ma la parola di Dio continua ancora a dire ravvedetevi, ciascun di voi si è battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo e voi riceverete il dono dello Spirito Santo che è per voi, per i vostri figli, le vostre figlie, i vostri servi, le vostre serve e fin quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Alleluia, alleluia, alleluia. In Matteo capitolo 3 leggiamo di Giovanni Battista a cui le folle andavano per essere battezzati e lui battezzava di un battesimo a ravvedimento e sono andati pure dei farisei e dei sadducei per essere battezzati. Matteo capitolo 3 verso 7 al 12 dice ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo disse loro razza di vipere. E nessuno è andato via. Se io stasera dovessi dirvi siete una razza di vipere, probabilmente quella porta non sarebbe abbastanza larga per farvi uscire. Ma Giovanni qua sta cercando di scuotere le loro coscienze per dire guardate che non è solo questione di un rito, c'è qualcosa di più. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento, di pentimento. Non basta solo
chiedere perdono a Dio, bisogna poi vivere di conseguenza. Alleluia. Non pensate di dire dentro di voi, ha detto Giovanni, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non ha buon frutto, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Non dimenticate, Giovanni ha appena finito di dire di fare frutti degni di ravvedimento. Non possiamo essere dei cristiani formali, dobbiamo essere dei cristiani reali. Un vero pentimento produce frutti di pentimento. Una vera nuova nascita produce frutti di una nuova nascita. Alleluia. L'albero è la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E poi dice: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, alla luce del ravvedimento. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli, colui che viene dopo di me, vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Allora, non dimentichiamo che Giovanni Battista, per quello che predicava, ci ha rimesso la testa. Non era un messaggio così di circostanziale. Era un messaggio che lui sapeva faceva la differenza tra la vita e la morte. Ripeto, lui stesso ci ha rimesso la testa. E lui dice: io vi battezzo con questo battesimo alla luce del vostro ravvedimento, ma quello che viene dopo di me è più forte di me, e lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Se lo Spirito Santo non fosse stato necessario, Giovanni Battista non ci avrebbe rimesso la testa per predicare quello che ha predicato. Egli, cioè dire colui che viene dopo di me, sta parlando di Gesù Cristo, ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Notate come Giovanni introduce, ancora non è là fisicamente, introduce Gesù Cristo. Lui, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco, ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio. C'è qualcosa di assolutamente inseparabile tra la Chiesa e Gesù Cristo. Se noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, siamo la sua Chiesa, siamo il suo popolo, così come lui ha il suo ventilabro per pulire la sua aia e per raccogliere il suo grano. Ecco perché lui vuole battezzarci con lo Spirito Santo e con il fuoco. Perché senza dello Spirito Santo nessuno potrà avere una nuova nascita completa e nessuno potrà entrare nel regno di Dio. Alleluia, alleluia. In Atti capitolo 1 verso 8, l'ho già menzionato, sono tra le ultimissime parole di Gesù Cristo prima di ascendere in cielo: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni.
Senza lo Spirito Santo non possiamo essere Suoi testimoni. Senza lo Spirito Santo non abbiamo la potenza per vivere per Dio, il potere per vivere per Dio. Mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Alleluia! Non solo lo Spirito Santo è il completamento della nuova nascita, ma è ciò che ci dà il potere di vivere da cristiani. Alleluia! Atti capitolo 8, dal verso 12 al verso 17. Prima di leggere questo vorrei dire qualcosa. Così come ho detto poc'anzi, ci sono quelli che pensano che quando si è battezzati in acqua si riceve automaticamente lo Spirito Santo e che non c'è assolutamente alcun bisogno di una evidenza particolare. Ma non è quello che ci insegna la parola di Dio. In Atti capitolo 8, dal verso 12 al verso 17, qua Filippo, come conseguenza delle persecuzioni che iniziarono a Gerusalemme, andò via, andò in Samaria e cominciò a portare la buona novella di Gesù Cristo. E i samaritani credettero a Filippo, dice appunto qua dal verso 12, capitolo 8, ma quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Quindi credettero, si pentirono dei loro peccati, e quando si crede ci si pente dei propri peccati, e furono battezzati. Ci fu anche un certo Simone, nel verso 13, Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo, e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatte. Quindi questo è quello che sta succedendo in Samaria. Filippo predica la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo. Loro credono, vengono battezzati, Filippo prega per loro, ricevono miracoli, segni, prodigi. Simone, che è un mago che almeno fino a questo punto sembra essere venuto a ravvedimento, crede anche lui ed è meravigliato nel vedere i miracoli e le potenti operazioni che venivano fatte. Non si può chiedere di meglio. Le persone credono, vengono battezzate, vengono guarite, liberate. Verso 14. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Aspetta Pietro e Giovanni, che state facendo? Ma qua succede l'incredibile, miracoli, paralitici che camminano, muti che parlano, indemoniati che vengono liberati, uomini e donne sono state battezzate. Che stai dicendo che hanno bisogno di ricevere lo Spirito Santo? Ma la Bibbia dice che Pietro e Giovanni pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Miracoli, il battesimo, ovviamente pentimento, ma ancora non avevano ricevuto lo Spirito Santo. E come facevano a sapere che non avevano ricevuto ancora lo Spirito Santo se non c'era un'evidenza particolare? Filippo sapeva che quelle persone non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Pietro e Giovanni sapevano che quelle persone non avevano ricevuto lo Spirito Santo. E quindi pregano per loro. E nel verso 17 dice, quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Come fanno a sapere prima che non hanno lo Spirito Santo
E come fanno a sapere che invece dopo la preghiera avevano lo Spirito Santo? Così, per immaginare, io sono stato in posti dove ho visto e ho sentito il pastore dire: tu, fratello, non hai lo ancora non hai lo Spirito Santo, nel nome di Gesù hai lo Spirito Santo, ok, hai già ricevuto lo Spirito Santo. Quello non ha pregato, non ha fatto nulla, nessuno è evidente, l'ha semplicemente deciso lui. Magari non sarebbe stato disposto a dargli una banconota da 10 euro, però gli ha dato lo Spirito Santo, tanto a lui non gli costa niente. Ma non è così che si riceve lo Spirito Santo, c'è un'evidenza ben precisa. Quindi come fanno a sapere che i samaritani, nonostante erano stati battezzati nel nome del Signore, erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù, nonostante avevano ricevuto miracoli, potenti operazioni erano fatte in mezzo di loro, ancora non avevano lo Spirito Santo e lo sapevano. Filippo lo sapeva, gli apostoli lo sapevano, perché non c'era stata quell'evidenza iniziale, l'evidenza iniziale del parlare in altre lingue, così come lo Spirito di Dio dà ad esprimersi. Pietro, Giovanni, Filippo sapevano con assoluta certezza, non hanno ancora lo Spirito Santo, perché ancora non c'è stata l'evidenza. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. E quando ricevettero lo Spirito Santo, Pietro, Giovanni e Filippo sapevano che avevano ricevuto lo Spirito Santo, perché adesso c'è l'evidenza. Amen. Alleluia. Quindi non è nulla di automatico e c'è un'evidenza, perché altrimenti non avrebbero potuto sapere quando non lo avevano e quando lo avevano. Atti capitolo 10, verso 44 a verso 48. Pietro è a casa di Cornelio e c'è solo perché Dio lo ha convinto ad andarci, perché un giudeo non sarebbe mai dovuto entrare nella casa di un gentile, di un pagano. Ma Dio aveva già parlato con Pietro e gli ha detto: non opporre alcuna resistenza, vai con queste persone. Un angelo era apparito a Cornelio. Cornelio era un uomo giusto, faceva elemosine, aiutava i poveri, aveva un'ottima reputazione e pregava. E sapete, quando una persona prega onestamente, non ha importanza se non ha esattamente le idee chiare di chi sia Dio. Dio non è sordo. Voglio riraccontarvi quella piccola testimonianza quando la nostra primissima missionaria che andò in Africa molti anni fa, all'inizio del 1900, si ritrovò una sera a predicare in un villaggio nella giungla intorno ad un falò. Ha predicato Gesù Cristo e dopo che ha finito di predicare, lo stregone del villaggio andò da lei piangendo e le disse: io voglio essere battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E raccontò la sua testimonianza, ha detto: anni fa ebbi un sogno. E lo stregone del villaggio non era solo quello che faceva i miscugli, tra virgolette, per la guarigione delle persone, era anche una sorta di sacerdote, era lui che guidava quelli del villaggio all'adorazione dei loro idoli. E nel sogno una voce gli disse: tu devi servire il solo e vero Dio. E lui ha chiesto la domanda: come posso sapere chi è il solo vero Dio? E poi si svegliò. E anni dopo, mentre la sorella, la nostra missionaria, predicava intorno a quel falò, la stessa voce gli disse: questo che lei sta predicando è il vero e solo Dio. Oh, se l'individuo è sincero davanti a Dio, se l'individuo cerca sinceramente Dio, Dio si fa trovare. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, dice la parola del Signore. Alleluia!
Alleluia! Ora, Cornelio era un uomo interessato alle cose di Dio e gli appare un angelo e gli dice: manda a chiamare Simon Pietro, che è nella casa di Simon cuoiaio, il conciatore di pelle. E lui ti dirà cosa devi fare per essere salvato. Cosa ti conviene fare? Non avrebbe potuto l'angelo dirgli che cosa doveva fare? Sicuramente sì, però è volontà di Dio che sia la predicazione, l'insegnamento della parola ad illuminare le nostre menti, perché se non lo accettiamo in quanto parola di Dio, il resto non avrebbe alcun effetto nella nostra vita. Così Cornelio mandò a chiamare Pietro. Pietro andò a casa sua contro ogni regola del popolo ebraico. Infatti più tardi ha dovuto dare spiegazioni al resto degli apostoli a Gerusalemme. Tu come ti permetti di andare a casa di un pagano? Ma non solo sei andato a casa di un pagano, li hai pure battezzati! E questo non rientra nei nostri parametri, perché i giudei pensavano che la salvezza era solo per loro. Così come ci sono quelli che dicono lo Spirito Santo lo hanno ricevuto solo nel giorno della Pentecoste perché i giudei erano in un contesto particolare. Abbiamo già visto che i samaritani hanno ricevuto lo Spirito Santo. Adesso ci sono i pagani, i romani, gli idolatri chiamati in causa. E mentre Pietro parla loro, predica la parola, insegna la parola, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. E tutti i credenti circoncisi, tutti i giudei che erano andati, Pietro non andò da solo, alcuni lo accompagnarono. Quindi i giudei che c'erano insieme a lui, i giudei puro sangue, quelli che avevano perfino fatto la circoncisione, tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse stato dato anche agli stranieri. Ora, come fanno loro a sapere che Dio ha dato alla famiglia di Cornelio, alla casa di Cornelio, lo Spirito Santo? Qualcosa deve essere successo. Erano meravigliati. Che il dono dello Spirito Santo fosse stato dato anche agli stranieri. E nel verso 46 ci spiega come fanno a sapere, perché sanno che questi avevano ricevuto lo Spirito Santo. Dice: perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Questa è la ragione per cui loro sapevano che Cornelio e tutta la gente che c'era a casa sua avevano ricevuto lo Spirito Santo, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua, cioè dire il battesimo d'acqua, e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E come lo hanno ricevuto loro lo Spirito Santo? L'hanno ricevuto nel giorno della Pentecoste, con l'evidenza del parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito di Dio dà loro ad esprimersi. E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Quindi ancora una volta vediamo che loro sanno che qualcuno ha ricevuto lo Spirito Santo perché li sentono parlare in altre lingue. L'ho già detto in altre occasioni. No, non ricordo, credo che sia stato alla conferenza nazionale del 2001. Una ragazzina
sordomuta fin dalla nascita di 12 anni, ricevette lo Spirito Santo, fu una delle tante che ricevette lo Spirito Santo in quella conferenza, ma lei ricevette lo Spirito Santo ed era sordomuta. E quando ricevette lo Spirito Santo, parlò in altre lingue. Quello stesso anno, credo sia stato nel mese di ottobre, mi trovavo a predicare una conferenza in Spagna insieme al fratello Leroy Francis. Ci alternavamo nei servizi, in qualche occasione io era una conferenza particolare, in qualche occasione io predicavo in un posto e lui predicava in un altro posto. In uno dei servizi che abbiamo fatto in comune, alla fine del sermone ho fatto l'invito all'altare e io non sapevo che c'erano delle persone, o meglio avevo capito che c'erano delle persone sordomute, perché c'era un interprete che faceva l'interprete per i sordomuti. Si fecero avanti delle persone per pregare per lo Spirito Santo e c'era una signora con un bambino vicino a lei. Si comincia a pregare, a un certo punto io vedo quella donna che si mette la mano in bocca e si ferma e comincia a comunicare con l'interprete, che parlava il linguaggio dei muti, che poi ho scoperto era sua figlia, lei era perfettamente normale, e chiede a sua figlia: cosa mi sta succedendo? E sua figlia dice: mamma, non ti preoccupare, questa è l'evidenza dello Spirito Santo. Continua a pregare. Le rialzò le mani, cominciò a pregare e cominciò a parlare in altre lingue, sordomuta dalla nascita. Qualche attimo dopo, il bambino, il ragazzino che c'era accanto a lei, non so che età potesse avere, dagli 8 ai 12 anni forse, io non ricordo, anche lui era sordomuto, era suo figlio, e anche lui ricevette il dono dello Spirito Santo, e l'evidenza è sempre la stessa. Hanno parlato in altre lingue. Alleluia! È l'evidenza della nascita di spirito. Alleluia! Quando un neonato nasce, se non piange di suo, gli danno una bella pacchetta nel sederino per farlo piangere, perché quello significa che è vivo, è nato. Alleluia! E quando si nasce di spirito, c'è l'evidenza iniziale del parlare in altre lingue. Alleluia, altrimenti non ci sarebbe stato modo per Pietro di sapere che i pagani avevano ricevuto lo Spirito Santo. Ma dice: hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi. Atti capitolo 19, verso 1 al verso 7, e abbiamo finito. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli. Egli disse loro: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Ora, se lo Spirito Santo era qualcosa di automatico, o se, come qualcuno dice, è una benedizione extra che si può avere, ma non succede nulla se non la si ha, perché mai Paolo si pone il problema di chiedere a questi discepoli se avevano ricevuto lo Spirito Santo quando avevano creduto? La risposta è molto semplice: perché è più che importante avere lo Spirito Santo, è assolutamente necessario. Perché chi non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Riceveste lo Spirito Santo quando credeste? E quelli gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Mai sentito. Questa la Bibbia definisce discepoli di Giovanni, eppure Giovanni aveva detto: colui che viene più dopo di me è più forte di me, è più grande di me, e lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Si può essere discepoli all'acqua di rose,
si può essere cristiani, come dire, per tradizione, per semplice abitudine, ma bisogna essere dei veri cristiani, bisogna essere dei cristiani nati di nuovo, nati di nuovo. Invece non sappiamo neanche che ci sia lo Spirito Santo. E Paolo disse loro: con quale battesimo siete stati dunque battezzati? Perché anche questo è importante. È importante essere battezzati, ma è importante di quale battesimo si è battezzati. Perché non dimenticate, se non si è battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei peccati, non si è mai stati battezzati. Perché c'è un solo battesimo. Di quale battesimo siete dunque stati battezzati? Se non fosse stato importante, neanche questa domanda Paolo avrebbe posto. E loro risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. In altre parole, Paolo aiutò queste persone a capire che non era soltanto sufficiente credere, bisognava credere in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Alleluia. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Amen. Non sapevano neanche che ci fosse lo Spirito Santo, erano stati battezzati con un battesimo di preparazione, se possiamo chiamarlo così. Paolo annuncia loro Gesù Cristo, loro credono, vengono battezzati alle acque nel nome del Signore Gesù Cristo, ma ancora non hanno lo Spirito Santo. Paolo prega per loro e loro ricevono lo Spirito Santo e parlano in altre lingue e profetizzano o glorificano Dio. Alleluia. È lo Spirito Santo importante? Molto, che molto di più che è importante, è assolutamente necessario. Ha lo Spirito Santo un'evidenza iniziale quando entra dentro di noi? Certo che sì, è l'unico modo ed è un'evidenza universale anche per i sordomuti. Parlare in altre lingue secondo che lo Spirito di Dio dà ad esprimerci. Alleluia. La nuova nascita. Pentimento. Battesimo in acqua per totale immersione nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei peccati. E il dono dello Spirito Santo. Una volta avute queste tre esperienze, una volta ricevuti questi tre elementi che non sono importanti, sono assolutamente necessari, si è nati di nuovo. Comincia una nuova vita. E nel momento in cui inizia una nuova vita, poi è assolutamente importante che la nuova vita includa giorno dopo giorno crescita, progresso, maturazione. Si nasce di nuovo e poi bisogna servire Dio in novità di vita, non secondo i vecchi criteri o i vecchi parametri che abbiamo lasciato prima del pentimento, prima del battesimo in acqua. Alleluia. La nuova nascita. Chi non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. E questo è per tutti.
Non è importanza. Giudei, samaritani, gentili o pagani. È per tutti quanti. Senza esclusione. Né di razza, né di lingua, né di nazionalità, né di sesso. È per gli uomini ed è per le donne. È per i giovani, è per gli adulti. È per gli scandinavi, è per i sudafricani, è per i nordamericani, è per i sudamericani, è per i sicoli puro sangue, è per quelli che fanno finta di essere sicoli, è per tutti quanti. Amen. Alleluia. La promessa, ha detto la parola di Dio, dice la parola di Dio, è per voi, per i vostri figli, le vostre figlie, i vostri servi, le vostre serve, e fin quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. Era così al giorno degli Apostoli ed è così ai nostri giorni. Non è cambiato nulla, la parola di Dio è sempre la stessa. Alleluia. Ravvedetevi e ciascun di voi si è battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarceli in piedi e ringraziare Dio per la nuova nascita, per la possibilità che Dio ci ha dato per grazia di essere fatti suoi figli. Alleluia. Amen. Grazie Signore.